Salve a tutti e benvenuti ancora una volta qui su Mac in Review. E oggi andiamo a fare una puntata, direi, trasversale. Andiamo a toccare due paesi che sono abbastanza distanti a livello geografico, ma sono accomunati, diciamo, da un sentimento che oserei dire è leggermente per uno e molto anti-europeo per l'altro. Parliamo della Slovacchia di Fico, con il suo tentato assassinio, successo il 15 di questo mese, quando un matto, direi, un estremista e antigovernativo filo ucraino gli ha sparato. Fortunatamente il primo ministro è fuori pericolo. E poi l'incidente con l'elicottero, successo ieri, stiamo registrando il 20, è successo ieri notte il 19, in Azerbaigian, nel quale è morto il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, e ovviamente tutta la sua squadra, con questo elicottero che si è schiantato sulle montagne in Azerbaigian. Il presidente era nel paese per fare una visita istituzionale. Ci sono le foto qualche ora prima dell'incidente col presidente azero. Niente, l'elicottero si è schiantato. Io oserei dire due morti o l'altro tentato assassinio, abbastanza particolari. Comunque ricordiamo che il presidente Raisi ha avuto una politica di fraternanza con i paesi che comunque circondano l'Iran e i paesi del blocco non occidentale, quindi l'Iran sotto il presidente Raisi è entrato nei BRICS, è un membro a pieno titolo dell'Organizzazione della Cooperazione di Shanghai, ha aumentato a dismisura le estrazioni di petrolio e il conseguente export. Comunque un paese che sotto la sua presidenza si è posto in un modo molto antioccidentale. E poi abbiamo il primo ministro Fico, Robert Fico, che, come dicevamo prima dell'inizio del video, durante le votazioni per le sanzioni contro la Georgia, il paese stava attraversando comunque una situazione abbastanza particolare che non sembra scongiurata per quanto riguarda la legge sugli agenti stranieri, la legge chiamata legge russa, che comunque è una legge che stanno facendo anche altri paesi comunque. E l'Unione Europea voleva mettere delle sanzioni contro l'attuale presidenza del paese del Caucaso e l'Ungheria e la Slovacchia hanno votato o si sono astenute. Quindi una visione dell'Europa diciamo non antioccidentale, però come dicevo in introduzione leggermente antioccidentale, quindi un punto di vista che non si va ad accomunare al resto dei paesi che compongono l'Unione Europea. Quindi incominciamo la nostra discussione, Giuseppe. Direi che comunque questi due eventi secondo me sono abbastanza collegati. Tu che cosa ne pensi? Segnano una svolta ancora più marcata nell'accentuare una tendenza che era già in essere, che abbiamo già visto ormai realizzata negli ultimi mesi, cioè siamo entrati in una fase di piena guerra ibrida. Mm-hmm. Questo è il discorso, secondo me, veramente importante da fare. Si vede molto chiaramente come le potenze dell'anglosfera non riescano a condurre in porto il raggiungimento degli obiettivi che si sono prefissati tramite schemi convenzionali, tramite la guerra convenzionale e l'attuazione delle politiche geostrategiche che abbiamo visto sviluppare nel corso degli ultimi due anni. Uh-huh. Si è quindi passati a una nuova fase, direi a un nuovo capitolo dell'agenda politica anglo-americana, ispirata e preannunciata dalla Nuland prima che quest'ultima rassegnasse le dimissioni dal suo incarico presso il Dipartimento di Stato. E, c'è stato appunto questo discorso fatto dalla ex vice al Dipartimento di Stato negli USA, in cui
con un'espressione che voleva essere di da un lato di sfida, dall'altro di quasi aperta ammissione delle intenzioni che si vogliono perseguire. La Nuland disse che la Russia e altri paesi alleati di Mosca avrebbero dovuto attendersi delle brutte sorprese. Mi pare che queste brutte sorprese ormai le stiamo vedendo da un paio di mesi a questa parte, anche se, ripeto, la Nuland se n'è andata, ma evidentemente parlava di quello che c'è attorno, sì, con cognizione di causa, evidentemente. Certo. E non a caso abbiamo avuto una serie di episodi che lasciano pochi margini di dubbio sul significato delle parole pronunciate dalla Nuland. Abbiamo visto l'attentato a Mosca, sì. Abbiamo visto appunto questi due episodi, uno in Slovacchia, l'altro in Iran. E in generale c'è un clima di, non dico di instaurazione del terrore, ma sono lanciati dei moniti molto chiari, molto precisi a tutti quanti. Si tratti di alleati o si tratti di nemici, perché questi messaggi poi sono rivolti anche ai cosiddetti alleati, secondo me. State attenti a non smarcarvi, perché ma questo è un qualcosa che, insomma, noi in Italia poi in modo particolare conosciamo alla perfezione, perché questo paese ha vissuto il periodo lunghissimo della strategia della tensione. E sono messaggi molto chiari in cui si dice: se voi vi smarcate, poi qui non si sa che cosa succeda, può succedere di tutto. La Germania ha vissuto sulla propria pelle il sabotaggio del Nord Stream. Dopo il sabotaggio del Nord Stream, credo dopo il sabotaggio del Nord Stream c'è stato un altro attentato di cui nessuno ha parlato in maniera approfondita, ma è stato compiuto un sabotaggio estremamente sofisticato delle ferrovie in Germania, che ha paralizzato l'intera rete ferroviaria tedesca quasi per circa 2 giorni, qualcosa fatto non da gruppi terroristici improvvisati, ma qualcosa che può essere realizzato soltanto con un'operazione di tipo militare, o comunque da servizi di intelligence che si avvalgono di competenze molto specifiche, in grado appunto di provocare un disservizio di queste proporzioni. Uh-huh. E qui, con questi ultimi due episodi, tu, insomma, hai inquadrato molto bene il contesto in cui si sono andati a verificare. Sappiamo che c'è stata questa riunione in sede comunitaria in cui si è ampiamente discusso della situazione in Georgia. Pure la Georgia è un altro caso, direi. Sì, cioè abbiamo visto, chiunque segue un attimo i social, è una proliferazione, un florileggio di messaggi da parte dei vertici dell'Unione Europea di supporto al popolo georgiano nella conduzione della propria battaglia. Adesso sono, all'apparenza sono messaggi un po' criptici se uno non segue la politica. Infatti, cioè, come... In realtà il significato è molto chiaro, cioè qui si sta dicendo che c'è la volontà di supportare una ennesima rivoluzione colorata. Esatto. E io ho letto il messaggio della Presidente del Parlamento Europeo, ho letto il messaggio del Presidente del Consiglio, cioè parlano tutti di questo argomento come se fosse una cosa centralissima, peraltro una cosa di un'importanza. La Georgia sta a chilometri di distanza dall'Unione Europea. Cioè, Parlano sulla scorta di quello che è successo, che sta succedendo in Ucraina, cioè una, sconfitta devastante, esatto. Devastante dal punto di vista militare, e si cerca una qualche scappatoia, un qualche sotterfugio per rilanciare la partita. È uno dei pochi modi di cui si dispone per rilanciare la partita della guerra contro la Russia consiste nell'apertura di un secondo fronte, che sarebbe appunto in Georgia, e che può essere fatto soltanto con una rivoluzione colorata, con un regime change, perché si è capito che l'attuale governo georgiano, a dispetto delle ripetute visite, delle ripetute esortazioni fatte dai vertici del governo ucraino, fatte dagli Stati Uniti, malgrado pressioni enormi
questo piccolo paese sta resistendo da un coinvolgimento che lo condurrebbe inesorabilmente all'autodistruzione, come è avvenuto in Ucraina. Anche perché non entrerebbe mai in Unione Europea, cioè, no, palesemente. Cioè, quello che si sta capendo è che ormai tutti si stanno dando una svegliata. Fino a pochi anni fa il sogno era l'Unione Europea, l'Occidente, ancora per molti paesi dell'ex area sovietica. Io penso all'Ucraina e sinceramente non so descrivere il mio stato d'animo se penso alle immagini di Euromaidan, quando abbiamo visto buona parte della popolazione dare il proprio sostegno a un colpo di Stato che ha rovesciato un presidente legittimamente e democraticamente eletto, è stata calpestata la Costituzione del paese e la gente si abbandonava a manifestazioni di euforia pensando che l'Ucraina sarebbe stata ammessa. Sì, a pieno titolo. Adesso al di là poi insomma delle varie istituzioni internazionali, sarebbe stata messa alla pari con le altre grandi potenze occidentali. Non si capisce in base a quale presupposto, sinceramente, perché gli ucraini sono belli, sono simpatici, sono intelligenti. Non si sa, c'era questa illusione che l'Ucraina avrebbe goduto di questa sorta di status speciale. A distanza di 10 anni ancora rimangono. Purtroppo, ancora rimangono, anzi, ancora peggio. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Molto peggio di dieci anni fa. E questa antifona è stata capita da tutti. Cioè, tu sei uno strumento utilizzato dalle oligarchie anglosassoni per colpire i nemici sparsi nel pianeta. In più, quello che si sta vedendo con molta chiarezza è che i paesi occidentali, malgrado la propaganda, malgrado la loro capacità retorica nello spacciarsi come il pilastro del mondo, l'asse portante del pianeta, non esprimono questa grande forza militare. Questo è l'altro grande messaggio veicolato dalla guerra in Ucraina. La NATO è debole, gli Stati Uniti d'America sono deboli. La Russia da sola ha praticamente sconfitto i 40 paesi della NATO, inclusi gli Stati Uniti d'America. Questa situazione sancisce la fine della deterrenza occidentale nei confronti degli altri paesi del mondo. E questo è il motivo per il quale tutti quanti alzano la cresta e più o meno apertamente si permettono di sfidare le potenze occidentali. E questo è l'inizio della fine, secondo me. Quando tu hai paesi come la Georgia, un paese, ripeto, piccolo, debole, che è quello che è, insomma, ripeto, alza la cresta e ti dice: guarda, io quello che tu vuoi fare io non te lo faccio, e ti sfido apertamente, poi mi puoi fare le sanzioni. È chiaro che questo è l'inizio della fine, perché c'è un effetto domino nei confronti di tutti gli altri paesi del mondo e tu non riesci più a controllare la situazione a livello mondiale. È un po', io non so se l'abbia già fatto questo paragone, è un po' come quando c'era l'impero romano. L'impero romano controllava un territorio sconfinato, se non ricordo male, con circa 30 legioni, cioè con pochissimi soldati. Però i romani, ovunque andassero, quando c'era qualcuno che alzava la cresta, andavano lì e sdraiavano tutto e radevano al suolo tutto, non appena una popolazione creasse problemi o provasse a opporre una qualche forma di resistenza nei confronti del dominio romano. E in questo modo gli imperatori romani per 2-3 secoli sono riusciti a governare, ripeto, con pochissimi soldati relativamente, un territorio che era veramente enorme e sconfinato. Gli americani hanno fatto qualcosa di analogo per 30 anni dopo la caduta del muro di Berlino e adesso però gli nodi stanno venendo al pettine, perché gli Stati Uniti da un lato hanno un modello economico inefficace, improduttivo. In via di fallimento. Sì, ma cioè, dobbiamo renderci conto soprattutto di una cosa, che gli Stati Uniti sono la patria, il sancta sanctorum del neoliberismo. Questo significa che tu, quando hai bisogno di qualcosa, soprattutto dall'industria bellico-tecnologica, chiunque avvicini, immediatamente ti dice: va bene amico mio, io faccio quello che vuoi tu, però quanto guadagno, quanto mi dai,
E questo porta da un lato a costi esorbitanti, dall'altro a allo sviluppo di armi che poi non sono così, cioè, decisive nella conduzione di una guerra. L'industria bellica americana sforna, quello che si può vedere, dei magnifici giocattoli che però non sono armi veramente risolutive, quando tu hai la Russia, l'Iran, che con droni da 10.000 euro praticamente vincono le guerre. Ma neanche 10.000 euro. Neanche 10.000 euro. I cazzo costano 500 euro. E ti costringono a sparare missili, ognuno dei quali costa $100.000. Sì, 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 ma cioè, infatti questa... la distruzione del sistema americano è incominciata a febbraio del 2022. E già quello se ne sono resi conto. Già quello di sì, ma hanno sbagliato proprio i fondamentali, Alessio. Sì, secondo me hanno sbagliato. È la cosa veramente incredibile. I calcoli iniziali erano fondati su dati non corretti. Cioè, anche la stessa concezione di guerra che avevano gli americani, che anche inizialmente avevano i russi, perché inizialmente i russi hanno avuto più o meno lo stesso modus operandi, poi sono arrivati i droni, il massiccio utilizzo di droni ha completamente cambiato. È successo una cosa molto semplice, cioè sopravvalutazione delle proprie capacità e sottovalutazione delle capacità del nemico. Cioè, hai proprio sbagliato. Esatto. L'ABC. E quindi adesso trovano un'altra scappatoia. Il che è clamoroso, il che poi ci dice anche dell'incapacità dei paesi occidentali e delle elite che li governano, di prendere coscienza di quella che è la situazione sul campo internazionale. Io ho visto, per esempio, la proposta di pace abbozzata da uno dei più stretti collaboratori di Trump in previsione del ritorno dell'ex presidente alla Casa Bianca, e si vede questa mappa dell'Ucraina divisa praticamente in tre, il che dimostra che questi qua o non capiscono niente o non vogliono stare a sentire gli altri. Cioè, si parte sempre dal punto di vista: io so il più meglio e gli altri sono tutti dei poveri deficienti. E questo è il discorso. La Russia, quel progetto di pace lì abbozzato da Trump, non lo accetterà mai. Ovvio. Non lo accetterà mai, perché assolutamente. L'Ucraina deve rimanere in una condizione, anzitutto territorialmente molto diversa, ma deve rimanere come stato cuscinetto a garantire quello spazio di sicurezza strategico che divide la Russia e che dà alla Russia quel margine di sicurezza nelle politiche militari in rapporto a tutti gli altri paesi occidentali. Idem per la Georgia, ad esempio, pure la Georgia, per la Bielorussia, cioè queste proposte di pace fatte così, ripeto, denunciano poi un'arroganza, una incapacità di prendere contatto con la realtà, che poi spiega il motivo per il quale la guerra va avanti, si prosegue con questa scelta di continuare a combattere. Ritornando all'origine del nostro discorso, spiega anche la motivazione di andare avanti con questa guerra ibrida. Fizzo, a mio avviso, come dicevi tu, sconta molto pesantemente la scelta di associarsi all'Ungheria e di votare contro il pacchetto di sanzioni. Non mi stupirei se qualcosa del genere prima o poi succederà in Ungheria. Non mi stupirebbe un qualcosa. Sono avvertimenti. Sì, ma infatti non mi stupirebbe. Fatti per tutti, fatti, ripeto, per nemici e per alleati. Sì. Guardate che rischiate di brutto, rischiate la pelle se vi mettete di traverso. E poi, vabbè, anche per quanto riguarda l'Iran, sicuramente l'Iran adesso si trova in una situazione, direi, precaria, perché comunque il presidente. Sì, è un po' difficile. Allora lì c'è anche di mezzo la questione di Israele, certo. E quindi non sappiamo se veramente, come sembra, Raisi è stato vittima di un attentato organizzato dai soliti noti. Non sappiamo se questo attentato abbia dietro solo gli anglo-americani, solo gli israeliani, entrambi, e quale sia la motivazione scatenante, se cioè la collocazione geopolitica dell'Iran che vedeva... Ma c'è anche di mezzo l'Azerbaigian, secondo me. Sì, assolutamente. Questo attentato è stato reso possibile proprio dalla visita compiuta da Raisi
in Azerbaigian, altrimenti sì, non sarebbe mai successo, ovviamente. Però era molto più difficile da organizzare. Era molto più difficile da organizzare. Poi c'è anche da dire, c'è anche da dire adesso i rapporti molto tesi tra Azerbaigian e Francia. La Francia che ha dichiarato che ci sono gli azeri dietro le rivolte in Nuova Caledonia. Lì è... Sì. Si vanno ad incastrare questi pezzi. Si vanno ad incastrare tante situazioni perché la Francia si è collocata molto vicina all'Armenia e quindi poi alla fine tutto si ricollega, insomma. E, tornando a Raisi, ripeto, non sappiamo se sia la collocazione geopolitica dell'Iran e quindi magari ci sono più dietro gli americani o se sia sempre la volontà di Netanyahu di scatenare il conflitto con l'Iran e quindi provocare in maniera più o meno aperta l'omicidio del presidente, del capo del governo iraniano, è uno di quegli elementi che avrebbe potuto condurre all'esplosione di un conflitto, però per il momento mi pare che l'Iran non ne voglia sapere di cadere in questa trappola. Anche infatti perché... stanno agendo molto in modo molto cauto. Gli eventi, come era prevedibile, del resto stanno prendendo una piega favorevole al blocco eurasiatico, perché abbiamo visto che finalmente la Corte Penale Internazionale ha dovuto redigere una richiesta di accusa di spiccare un mandato di cattura nei confronti di Netanyahu e di altri esponenti di punta del governo israeliano. Quindi è chiaro che il tempo lavora a favore del blocco euroasiatico, questo lo sanno in Iran, lo sa Putin, lo sa Xi Jinping, e non c'è nessun interesse nel far precipitare gli eventi da parte loro. Il tempo lavora contro gli occidentali e lavora contro gli americani. E sì, di qui c'è questa fretta serratissima di provocare un qualcosa di serio, magari non nell'immediato, ma nel medio termine, perché anche gli americani non, in realtà poi non sono pronti per affrontare un grande... Gli americani non sono assolutamente pronti. Hanno bisogno di almeno 6-8 mesi. Ma io credo, credo che ragioniamo anche su un arco temporale più lungo, perché questi, per costruire i missili, hanno bisogno delle terre rare provenienti dalla Cina, hanno bisogno di componenti che sono prodotte esclusivamente in Cina. Mm-hmm. C'è una situazione, certo, molto seria, e loro non riescono a ricostruire sul territorio nazionale la propria industria delle armi, anche perché c'è anche il problema della mancanza di personale. Sì, l'esercito americano al collasso. Non si riesce a ricostruire una filiera per la produzione della lavorazione, perché le terre rare ce le hanno gli Stati Uniti, ma non riescono a lavorarle perché serve una filiera molto complessa, sì, per la quale servono tanti soldi, servono competenze, serve tempo per metterla in piedi, certo, e non ci riescono. E poi, ripeto, l'industria di microchip che loro stanno cercando di riportare in Arizona, ma anche lì ci sono problemi perché gli americani non sfornano abbastanza ingegneri ogni anno, mentre la Cina ne sforna 25.000. Certo. E lì c'è un tessuto economico produttivo incomparabile con il resto del pianeta. Gli americani sono lontanissimi da poter raggiungere quella connettività nella produzione che è il presupposto per poter sviluppare un'industria come ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, ci sono problemi enormi per gli americani. Il tempo non lavora a loro favore, la bilancia commerciale degli Stati Uniti, malgrado la rottura delle relazioni commerciali fra Russia e Europa, permane in condizioni catastrofiche, perché adesso siamo a 19.000 miliardi, cioè è un debito non ripagabile. Gli Stati Uniti non possono ripagare quel debito. Il dollaro è completamente screditato, se ne stanno sbarazzando tutti in maniera cauta per non provocare il collasso delle proprie riserve, delle riserve di cui si guarda, basti guardare il caso dei cinesi, i quali ormai da un paio d'anni, se non di più, si sono messi a spendere tutti i dollari che avevano stipato nei propri fazzieri. Non lo fanno, ripeto, in maniera compulsiva, cioè spendendo tutto e tutti insieme, perché questo provocherebbe veramente una caduta verticale del dollaro e andrebbe... E significa, certo, che anche loro perdono valore. Certo, sarebbe una grossa rimessione anche per loro, però si stanno spendendo questi soldi e ci si sta liberando di quello che viene considerato una zavorra. E quando questi soldi saranno finiti da parte dei cinesi, che succede? Non è ben chiaro, soprattutto per gli americani, cioè perché il dollaro rischia veramente
come abbiamo detto in altre puntate, di fare la fine del peso argentino, cioè di diventare una valuta che davvero non vale nulla, che non ha nessun credito, e questo schianterebbe completamente l'economia americana. Certo. E le conseguenze sarebbero di una portata inimmaginabile, credo, a livello geopolitico. Quindi la situazione è molto seria. Gli americani non fanno nulla per cercare. Gli americani, secondo me, potrebbero abbastanza facilmente risolvere i loro problemi, perché sono un paese dotato di una profondità strategica come nessun altro a livello mondiale, dato che hanno due oceani che li proteggono sui fianchi. Basterebbe tagliare questa gigantesca spesa militare e rinunciare all'unipolarismo, ripristinare relazioni politico-diplomatiche decenti con il resto del pianeta, e tutto sommato l'America è un paese che ha grandi risorse, grandi capacità, potrebbe rimettersi in piedi, anche se non sarebbe più il dominus a livello mondiale. Il problema sono queste elite e questo complesso bellico, che è il vero dominus della politica americana, che finanzia in maniera equanime sia i democratici sia i repubblicani, e determina tutte le scelte rilevanti della politica americana, e questo fa sì che gli americani facciano tutto il contrario di quello che dovrebbero fare. Da qui l'origine della crisi americana e l'origine della crisi a livello mondiale, e qui stiamo assistendo, e di cui noi purtroppo paghiamo lo sconto. Questo è veramente il busillis della situazione che viviamo in questo periodo storico. Sì, ok, concludiamo il video di oggi, come sempre lo pubblichiamo su entrambe le piattaforme, chiediamo a tutti di iscriverci, di mettere like, condividere, commentare e ripostare anche su X, perché no. Stiamo crescendo, c'è una crescita direi lineare, nulla di eccezionale, però stiamo crescendo e questo ci fa molto, molto piacere. Quindi, come sempre, ringraziamo tutti quelli che vedranno questo video, e da parte del team di Mac Interview, un arrivederci. Arrivederci.